Buongiorno, ben ritrovati, buon venerdì mattina. Questa che vedete qui è la foto più bella dell'anno, l'anno del Covid. Rosa Luzia Lunardi, la signora anziana che vedete di spalle, viene abbracciata dall'infermiera Adriana Silva, si chiama Adriana Silva, è 5 di agosto, siamo in Brasile a San Paolo in una casa di cura e l'ha scattata un grande fotografo danese che si chiama Mads Nissen. Come in tutte le vere opere d'arte, ognuno può vederci quello che vuole. Io personalmente ci vedo l'amore al tempo del Covid, un amore che è anche resistenza, perché ricordiamocelo sempre, un abbraccio resta un grande atto d'amore anche se avvolto da un telo di plastica. Guardando questa foto brasiliana di oltre 8 mesi fa, penso che ancora oggi in Brasile si intubano le persone senza sedativi perché sono finiti. Penso che nel mondo ieri si sono superati i 3 milioni di morti. Penso che questa settimana in Italia sono morte in media 400 persone al giorno. Penso che i vaccini ci aiuteranno molto, moltissimo, ma ancora non ci siamo. E vi faccio vedere una cosa. Questa è la mail delle mazzette, che negli ultimi giorni sono arrivate alla mia posta, dillo a Mirta che voi mi avete mandato, e sono mail di persone fragili, di anziani che non riescono a vaccinarsi. Una vera vergogna. Lo dico perché sento nell'aria un'irrefrenabile voglia di riaprire tutto, di ripartire. E la sento questa voglia, perché ce l'ho dentro pure io, come tutti voi. Però dobbiamo dirci la verità, non è ancora finita. Se ci sono le condizioni, riapriamo, se no, no, non si può. Ma teniamo duro adesso, perché il mio sogno è che nella foto più bella del 2021 ci siano ancora la signora Rosa e l'infermiera Adriana, ma che si possano abbracciare di nuovo senza plastica, senza barriere e soprattutto senza paura. Sigla.